Mister, brutta sconfitta oggi contro l'ultimo in classifica, però partiamo dai lati positivi. Il primo tempo, ottimo primo tempo a mio avviso, la squadra ha sprecato tante occasioni, c'è sempre questo problema atavico che però ultimamente sembrava essere risolto di trovare il gol sulla finalizzazione. Oggi questi qui sono stati più bravi di noi a raccogliere punti e quindi gli si deve dire bravi, bisogna tornare a lavorare e fare di più perché manca sempre qualcosa. Poi posso essere d'accordo sul primo tempo, anche sul secondo, che si è stati lì nella metà campo avversaria, si è provato a concludere, si è rifinito, ma non si è finalizzato nel modo tale da portare il risultato a casa. I ragazzi si sono impegnati, ma manca sempre qualcosina e probabilmente bisogna guardarsi dentro tutti, io per primo, per tirare fuori qualcosa in più, che serva per vincere, che serva per aumentare il livello delle prestazioni, perché poi vincere oggi non glielo si sta chiedendo più a questi ragazzi, era un peso molto, diciamo, ingombrante per loro, gli si chiede di giocare, di fare la prestazione che stanno arrivando, ma bisogna essere un po' più generosi, un po' più volitivi, un po' più affamati sulla palla, nel contrasto, quando è mezzo e mezzo, queste cosette qui. Ovviamente è un percorso di crescita, quando arriveranno nel calcio dei grandi tutte queste situazioni, se non le imparano adesso, si troveranno poi spaesati ed è questo quello che gli dobbiamo continuare a chiedere, lavorare, migliorare, correggere gli errori e mettere qualcosina in più dal punto di vista della cattiveria agonistica. Mister, in settimana contro il Lecce è arrivato un grande traguardo. Probabilmente nel secondo tempo la squadra, non so se lei è d'accordo, ha accusato forse un pochino di stanchezza perché nel primo tempo l'abbiamo vista più pimpante, è mancato solo il gol praticamente perché sono state 3-4 clamorose occasioni da gol, mentre nella ripresa magari un po' meno anche merito del Crotone che si è difeso bene. Lei cosa pensa rispetto al secondo tempo, alla stanchezza magari anche della partita di in settimana? Penso che la partita di Lecce fa parte del passato, era questa quella importante oggi, era questa quella importante. E bisognava fare meglio qui, oggi contro questo avversario. Poi si può essere un po' stanchi, i giocatori sono abituati a giocare da 4 mesi ogni 3 giorni, tutti. Abbiamo cambiato? Sì. Abbiamo coinvolto la maggior parte, quasi tutta la rosa, sempre? Sì. Cercando di fare le scelte più oculate e migliori per tutti. Non ci si può arrendere, non ci si può permettere di rallentare quando invece bisogna spingere sull'acceleratore. La parolina con l'avversario, con l'arbitro, sono cose che poi alla fine non ti portano a nulla. Bisogna essere duri e decisi per arrivare a raggiungere il risultato. È questo quello che vorrei aumentasse, l'unione, la compattezza. L'uscire fuori dalle difficoltà. In questo momento noi fatichiamo ancora, perché è qualcosa che è da tempo, a gestire i momenti difficili, ad andare oltre le avversità che si manifestano, che poi nella partita, ma nella vita è così di tutti i giorni. A scuola magari non sei preparato, a casa un genitore ti riprende, il gruppetto di amici, quando piace una ragazzina e non vuole te, vuole un altro. Bisogna continuare a insistere, 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 andare oltre la fatica, insistere. Poi se non ce la fai più, alzi la manina, ti metti da parte. Mister, non ce la faccio, perché magari io mi addormento, non me ne rendo conto. Allora alzi la manina per rispetto di tutti. Mister, non ne ho più e si cambia. Abbiamo sempre utilizzato tutti e 5 i cambi, non è proprio oggi che deve determinare il negativo. Mister, fra 3 giorni si ritorna in campo, Yacht League, la missione è quella di concludere in bellezza questo percorso che voi avete fatto. Certamente, metteremo in campo i più freschi, la rosa migliore, i primi 11 e le riserve migliori che possiamo mettere per raggiungere anche in quel caso un risultato che sia positivo, dando il meglio di noi, come ogni partita, noi le giochiamo tutte per vincere. Tutto lo staff, tutti i giocatori,
bisogna fare qualcosina in più, essere un po' più lucidi, più affamati. Sono queste cosette, sempre per il risultato comune di questa società qui che rappresentiamo tutti. Siamo quasi tutti napoletani o comunque campani. Bisogna fare qualcosa in più per questa società qui. Quando è difficile bisogna darlo, non quando è semplice, quello lo possono fare tutti. Quando è difficile bisogna dare qualcosa in più. Se le faccio l'ultima, proprio in base a quello che lei sta dicendo, quel qualcosa in più, quella cattiveria, secondo lei il suo loro, cioè nel senso come si allena durante la settimana tutto questo? È una cosa che deve venire dall'interno dei ragazzi? Un po' e un po'. Puoi provare a forzare alcune sensazioni, alcune emozioni, poi però ognuno ha un proprio percorso. C'è chi ce l'ha di suo, chi glielo puoi tirare fuori, c'è chi non lo ha. Questo poi lo dirà la vita, però pian piano, questo percorso emotivo, emozionale, di fame, servirà poi ognuno di noi per andare, quando scadranno i tempi, altrove, a fare qualcosa di diverso. Perché poi finisce, no, l'età per l'Under 18, finisce l'età per la primavera, finisce la possibilità di essere dei giocatori giovani, si diventerà grandi, vale lo stesso anche per me, vale per tutti. Vado di là che ci abbiamo i ragazzi in campo, grazie. Arrivederci, ciao. Ciao. Alla prossima. Sì, chiudo io.